Signori e signori, buonasera e benvenuti al Centro Congressi di Bologna, Media e Media, Italia 7, Radio Italia e chi più ne ha, più ne metta! Questa sera ci sarà serata di intrattenimento, di musica, di spettacolo. Una serata che ha come sponsor principale la Riunione Adriatica di Sicurtà, ovvero sia la RAS. Serata leggera, leggiadra quasi, una serata che scorrerà fluidamente in modo in cui anche il meno predisposto di voi riuscirà ad assorbire ed assimilare così, gradevolmente. Prima di arrivare a quello avremo anche il momento che soddisferà lo stomaco. Forse qualcuno di voi già ha assaggiato qualcosa, la maggior parte credo di no. Tutti di sicuro sapete che c'è un buffet previsto. Quando sarà il momento ci recheremo nella sala attigua, di qua, e poi chi prima arriva... No, calma, calma, ce n'è per tutti, ben dosato, siamo pubblico moderato, tranquillo, che sa come ci si comporta in queste occasioni. La RAS è nata nel 1838, dunque circa dovrebbe avere 158 anni di vita e di esperienza, oltremodo affidabile dunque. Mi risulta che nel 1995 abbia fatturato 11.500 miliardi circa. Bella cifra, fa venire la tosse questa cifra. Gran bella cifra. Poi mi risulta anche che qui in Emilia Romagna abbia all'incirca 64 agenzie che questa sera si sono prodotte in uno sforzo notevolissime, non tutte, ma 18-19 di queste, le più vive, le più vivaci, si sono date da fare e hanno realizzato, hanno operato, si sono prodotte, industriate nel modo migliore per rendere possibile e viva questa serata. Dunque, grazie alle agenzie che hanno reso possibile questa serata. Grazie! Questo è accaduto perché il capo area lo ha reso possibile. Lui di solito è molto riservato e discreto. Non so se riesco a vederlo o individuarlo, però vorrei che almeno 5 secondini venisse qui sul palco per ricevere il vostro applauso. Validio Borghi! Ottimo intrattenitore, veloce, sintetico, incisivo, preciso. Che spettacolo, questo è vero. Siccome la serata è loro, noi non abbiamo intenzione di far perdere loro assolutamente tempo. Però io vorrei cogliere l'occasione anche per riservare 2-3 minuti al massimo a un'iniziativa che qualcuno all'interno della RAS negli ultimi mesi, settimane, ha ideato. In 2 minutini, poco più, l'ideatore di questo prodotto vi rivelerà di che si tratta. Io spero che sia disponibile a salire qui con noi sul palco e cimentarsi col suo personal computer, Pierluigi Falchero! Dottore, mi permetta. Eccolo. Lei che è un fiabile comunicatore, è un così bell'uomo. La ringrazio. Posso interferire e fare qualche domanda da profano che mi è sorta ascoltandola? Non imbarazzante, eh? Vostro onore, sono soddisfatto. Pietà. Dottor Pierluigi Falchero, grazie. Vorrei, se possibile così, cogliere qualche parere in mezzo alla platea. Vediamo, ah beh, i cartellini, li devo evitare i cartellini perché non sta... Lei non ha però il cartellino, lei non fa parte degli operatori. Allora, proprio perché mi ha detto di no, io mi metto qua. Buonasera, lei si chiama? Soldati Esistono. Come va qua? Loro non c'entrano niente, però come va? No, è una bella serata? Ah, ottima, dia. Visto che entusiasmo che c'è? C'è. Atmosfera migliore, questa bellissima... scena, questa è una bellissima situazione che... Lei è distratto però, eh? Lei ha una donna in testa. Sì, sì, voi due secondo me parlavate di tutt'altro. Dite la verità, di cosa stavo parlando? No, sono cose che riguardano. Ah sì, sono con le consorti, ok, era per il buffet. Allora, il buffet fra 10 minuti circa, non preoccupatevi, lo stomaco lo sistemiamo. Massimo 8, faccio un girettino, faccio 2 domande veloci, poi tranquilli, eh? Sono fuori le consorti, sono qua. Ah, niente, ok, va bene così. Stavo dirigendomi da questa parte perché poi mi accusano di starla davanti, che non va bene, prendo quelli che non bisognava prendere, questi si girano di là, qui c'è un posto vuoto, e lui, sì, beh, è lo stesso anche se lui è l'invitato ufficiale. Buonasera, lei si chiama? Nicoletta. Nicoletta, le posso dare del tu? Ciao Nicoletta, allora, mi è capitata così, eh. Posso sapere il suo nome? Eleonora.
Buonasera, Eleonora, lei viene da? Bologna. Bologna, comoda. Non ha fatto molta fatica ad arrivare qua. Castelmaggiore. Castelmaggiore, che è qui vicino, mi pare, no? Andando su di lì, poi di là, poi lì. Poi mi dicono che somaticamente lei non ricordi un bel bignè. Non è vero. Non è vero. Guarda. No, no, non volevo esagerare. Dottor Falchero, lei è stato promosso a pieni voti e mi vorrei complimentare. Facciamo un ulteriore applauso. Possiamo rompere le righe, perché qui è venuto fame a tutti, agli inventori, agli organizzatori, agli operatori e anche ai presentatori. Tra poche decine di minuti Andrea Mingardi con Robin Williams, Maurizio Tirelli, il maestro Moreno Rosso intanto ci fa il sottofondo per questo saporitissimo buffet. Di là si mangia e poi si ritorna. Presto, diamo la possibilità a Rassini di esibirsi. Io non so chi sia. Bello, io non so chi sia, ma è bello. È bello ed è tanto. Lei è veramente un mito. E forza, via. Nome e cognome. Rossini e Lioricà. Allora, io fa parte del gruppo. È uno dell'equipe. Allora, Riccardo, da dove vieni? Da San Marino. Da San Marino, perché c'è tanto entusiasmo quando si parla di te? Qual è il tuo repertorio? Quello che vuoi. Cosa ci canti? Quello che vuoi. Quello che ti pare. Che bravo ragazzi! Io sono solo di me ascoltato. La leggenda di Roberto Rossini continua! Grazie, adesso ci siamo. Prendi tutti. Il momento è solenne, io non aggiungo altro. Perché qui intravedo già le sorprese, ma non dico più niente. Non dico niente di più. Non ci poteva essere un intrattenitore, un cantante, un attore, un cabarettista, un uomo di spettacolo più forte, più grande e più carismatico per questa nostra grande serata. Prima della sorpresa che è con lui, accompagnato da questo Maurizio Tirelli, Andrea Mingardi! Grazie e buonanotte a tutti. Grazie a voi.